Feste di Natale ormai alle porte, Natale come sempre simbolo di tradizione, simbolo di famiglia, voglia di stare insieme, di ripercorrere un po' gli affetti più cari, di recuperare anche i sentimenti messi da parte. Noi, fedeli alle tradizioni, siamo venuti qui al ristorante Antica Filanda di Caprileone per cercare di scoprire le tradizioni a tavola, tradizioni che, come ormai costume di questo ristorante, si sposano molto spesso con l'innovazione. Vediamo dunque cosa questo ristorante ci propone per il menù di fine anno. Siamo in uno dei locali dell'antica Filanda, ristorante di Caprileone, che si prepara per le festività natalizie. In particolare stiamo seguendo un po' la preparazione del cenone del 31 dicembre, quello che saluterà l'anno vecchio e porterà nel 2018. Siamo con Nunzio Campisi, il patron qui dell'antica Filanda. Come sta andando questo cenone? Già avete quanti coperti? Abbiamo chiuso le prenotazioni per quest'anno. Quindi quante persone verranno? 130 persone. Ok, vogliamo parlare un po' di questo menù che per voi è un appuntamento classico, ovviamente, insomma, vi preparate sempre al meglio. Sì, intanto voi dite 130 persone, ma un locale così grande che può fare anche 300 coperti, come mai 130? Noi facciamo un cenone con poche persone perché teniamo a fare sempre una bella festa. Infatti il nostro cenone di fatto è una festa insieme ai nostri più cari clienti, amici ormai, affezionati, che chiaramente prenotano anche con largo anticipo. E per noi non è un momento di guadagno fine a se stesso, ma è veramente vogliamo dare il massimo di ciò che noi siamo in grado di poter dare, e quindi fare questa cena è importante, perché è poi una cena che ti ricordi sempre dove passi la fine dell'anno, e dando veramente il massimo, il top del nostro prodotto, della nostra materia e di tutto ciò che poi è legato anche al discorso cibo, che non solo cibo, ma anche beveraggio giusto, anche un angolo cocktail che va dall'inizio alla fine, anche chiuderemo con un buffet di sigari, rum, cioccolato, metteremo quanto di più bello c'è nella nostra cantina, sulla nostra tavola, per i nostri affettuosi clienti e amici. La vostra cucina è famosa per coniugare insieme tradizione e innovazione, anche in questo caso, anche nel menù di Capodanno? Il nostro cenone inizia con un ricchissimo buffet di antipasti, dove c'è sia la carne che il pesce, mettendo veramente il top della materia prima che noi riusciamo a reperire, e poi invece continua tutto pesce, sia nei primi che nei secondi piatti. Di queste portate, di questi piatti che avete preparato, che state preparando per il 31 dicembre, ce n'è uno che le piace in particolare? Ma devo dire sì, l'aragosta. Il piatto che presenteremo oggi, abbiamo fatto un'aragosta che è sempre un piatto di chiusura di un menù, e abbiamo fatto questa aragosta in un modo, diciamo, classico, perché è una catalana, però è con una rivisitazione. Quindi abbiamo ridotto in crema la patata, il pomodorino viene fatto a dadolini e l'aragosta sbollentata e poi servita con una maionese. Bene, allora noi andiamo in cucina, giusto Nunzio? Andiamo in cucina a seguire la preparazione di questo piatto e poi ci ritroviamo qua per un brindisi classico insieme a lei, anzi insieme allo chef dell'antica Filanda, tra poco. Siamo nelle cucine del ristorante Antica Filanda di Caprileone, dove adesso vi proponiamo uno dei secondi piatti che verranno serviti durante il cenone di fine anno. Ce lo presenteranno gli chef, appunto, che lavorano qui nelle cucine dell'Antica Filanda, vale a dire chef Nuccia, buonasera, e lo chef Antonio, che sono uniti dallo stesso cognome, Triscari, ma non sono parenti, sono stati uniti dai fornelli qui dell'antica Filanda.
Allora, quale piatto presentiamo, chef? Allora, presentiamo la nostra aragosta alla catalana, appunto perché è una nostra versione rivisitata della catalana. Abbiamo l'aragosta di Mazara, della patata schiacciata, dei pomodorini a cubetti, una crema di latte, basilico, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Come contorno abbiamo la lenticchia. Allora, quanto ci vuole per preparare questo piatto, chef? Ci vuole una ventina di minuti. Qual è il procedimento che viene adottato? Bisogna sollentare l'aragosta, poi tagliarla a pezzettini e niente, preparare la datolata con i pomodorini. Noi abbiamo già fatto qualcosa perché il procedimento è lungo, certo, quindi certo. Per facilitare un po' la presentazione del piatto abbiamo preparato qualcosa prima. C'è qualcosa da dire sull'olio in particolare? L'olio, questo qua è un extravergine di oliva, è una nocellara del Belice. È stata imbottigliata per noi da Manfredi Barbera con il logo Le Soste di Ulisse, perché noi facciamo parte del circuito delle soste. Il turista che viene da noi in Sicilia trova un percorso enogastronomico con delle peculiarità diverse in tutti i ristoranti. Abbiamo scelto la lenticchia di Castelluccio di Norcia perché è un presidio slow food, però magari voi potete dire come mai non quella siciliana, perché noi abbiamo il presidio slow food della lenticchia di Ustica. Abbiamo scelto questa appunto per agevolare un po' l'economia delle zone che purtroppo sono state colpite da eventi sismici molto importanti. Ok, allora vi auguro buon lavoro, noi assistiamo al procedimento, insomma alla preparazione. Grazie. Di questo piatto che verrà servito durante il cenone di fine anno. L'aragosta è stata cotta, anche i contorni sono pronti. Allora, chef, adesso arriva uno dei momenti sicuramente importanti, che è quello dell'impiattamento, no? Sì, è il momento più importante perché è quello che arriva al cliente a tavola. Quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Vediamovi adesso. Impiatta Antonio. Piatto pronto da servire in tavola, sembra quasi un peccato mangiarlo, ma insomma lo dobbiamo fare. Sì, comunque il nostro piatto è pronto e auguriamo a tutti un buon fine d'anno e un buonissimo inizio di anno nuovo. Chef, adesso andiamo a fare il brindisi e lei, eh? Antonio non lo portiamo perché non ha voluto Antonio parlare, però qua. Lo lasciamo qua per punizione. Comunque andiamo a fare il brindisi di chiusura, insieme anche ci portiamo anche l'aragosta, magari no, l'aragosta la lasciamo qua. Aragosta nel piatto, lenticchie pure, con tutto ciò che ne consegue, con tutti gli auguri che le lenticchie possano portare, foriere sicuramente di un 2018 alla grande per tutti coloro che ci hanno seguiti fino adesso e per tutti coloro ovviamente che vorranno venire a visitare l'antica Filanda. Auguri, prosit, buon anno, buon 2018 da Nunzio Campisi, dall'antica Filanda, dallo chef Nuccia. Auguri a tutti.